Salve, sono il dottor Alessandro Prota, esperto in medicina integrata veterinaria. Il protocollo Prota è un metodo di valutazione a 360 gradi del paziente grazie a competenze pluridisciplinari che negli anni di attività ambulatoriale sono riuscito ad approfondire. Caposaldo del protocollo è un piano di detossificazione e pulizia intestinale al fine di migliorare la funzionalità degli organi e del microbiota intestinale. Il piano di detossificazione prevede anche l'eliminazione dei metalli pesanti che possono essere presenti nel cibo industriale, nell'ambiente e attraverso ripetute vaccinazioni. Dopo aver individuato i metalli pesanti e le carenze dei minerali attraverso un test, si procede al trattamento chelante e integrativo a secondo dell'esito degli esami. Durante la crescita del cane e del gatto si procede a un piano di integrazione e di alimentazione, nel caso del cane, un'attenzione al piano di lavoro e di attività muscolare in relazione all'età e alla costituzione. Per i pazienti che fanno uso di farmaci, in alcuni casi si cerca di sostituire il farmaco con delle terapie biologiche meno tossiche, come l'ozonoterapia, la micoterapia, la fitoterapia, l'omotossicologia, a secondo della gravità della malattia, dell'età e della costituzione del paziente. La dieta viene impostata una volta inquadrato il biotipo del cane, il suo metabolismo, prendendo in considerazione l'età, il sesso, se sterilizzato o meno, le malattie in atto e l'attività fisica a cui viene sottoposto. Ma che cos'è il biotipo? Il biotipo è l'insieme dei caratteri morfologici, costituzionali, ormonali, psicologici ed emozionali che caratterizzano una determinata razza di cane. Distinguiamo un biotipo nervoso, un biotipo bilioso, un biotipo sanguigno, un biotipo linfatico. Molto spesso i biotipi possono essere misti, cioè nel senso che un cane può avere da un punto di vista psico-emozionale una caratteristica di un soggetto nervoso, da un punto di vista metabolico e strutturale una caratteristica per esempio di un bilioso o di un sanguigno. Quindi molto spesso i biotipi sono misti. Durante la stagione estiva, per compensare la tossicità degli antiparassitari, il paziente viene sottoposto ad un piano di drenaggio emuntoriale. Particolare attenzione per i soggetti oncologici, che devono essere assistiti attraverso un sostegno immunitario e delle terapie biologiche che si possono affiancare anche ai trattamenti convenzionali. Compito del protocollo è quello di far comprendere che un disequilibrio di un singolo organo apparato colpisce molti aspetti diversi, fisici e strutturali, funzionali, mentali, emozionali, e finisce sempre per influire anche su altri sistemi. Bisogna quindi comprendere che l'organismo è un sistema interconnesso dove ogni organo è collegato a un altro. Quando lo squilibrio non viene trattato in tempo, la malattia diventa cronica. Riepilogando, il protocollo comprende pulizia intestinale, detossificazione dei metalli pesanti, drenaggio emuntoriale, dieta del biotipo, reset ormonale, benessere psicofisico. Grazie.